Nabbi con un sogno, bentornati in un nuovo video sul canale. Io sono sempre il buon vecchio Skiriminsu e oggi video un po' particolare. Allora, ho fatto richiesta per poter fare le live, ci vuole un po' di tempo prima che me la approvino, quindi proviamo a fare questa sorta di video live, ovvero faccio un video, registro, non taglio. Faccio quattro partite, quelle che vengono vengono. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere altri contenuti. E ragazzi, direi di startare, perché no? Andiamo, dai. Allora, la prima partita siamo contro Kawan. Ok, allora, come avete visto, sono già in Lega 6. Ho pushato, mi sembra ieri, ho fatto le 10 partite del moltiplicatore e oh, non ho visto che aveva le torri nuove, perdono. E le ho vinte tutte meno due. Una mi è andata via la connessione contro un logbite. Il player era anche abbastanza scarsino. Peccato, mi si è attaccato un barile goblin. E queste torri qua no, sono un po' debolucce. Se sentite strani casini, probabilmente è il gatto che graffia da qualche parte. Pardon. Ok, allora, torri nuove. È la prima volta forse che le affronto in stagione le torri nuove. Allora, minatore. Potrebbe essere mortaio. Potrebbe essere mortaio. Veleno, ok, vabbè, classico, minatore veleno. Ok, allora, partiamo dal fondo dall'altro lato. Andiamo con la trivellina sul fondo e spaccamuro. Magari mette il mortaio per difendere, vediamo. Esatto, ok, sì. Tra l'altro ho messo malissimo quel coso, anche se non lo di dovessi difendere non si attaccherebbe a torre, quindi va bene così. Ok. Freddino. Allora, mettiamo i goblin dal fondo che mi difendono qualcosa. Ok, continuo a mettere qui i wall breakers, ma non ha capito che non serve. Allora, qua metto una bombardiera per ciclare, perché non ho letteralmente idea di che cosa fare. Vabbè, partirò dal fondo. Allora, mi aspetto un minatore, vediamo. No, non arriva, allora attacco dall'altra parte. Andiamo con la trivellina, lui spreca la veleno, io metto i wall breaker sebo. Non dovrebbe avere troppo elisir. Ha messo anche il moschettiere, vero? Infatti gli entrano tutti e due. Bene, 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 bene. Ok, direi che questa partita è pressoché andata. Ok, ottimo. Comunque siamo. Sto registrando che è mercoledì e sono già in Lega 6, quindi comunque ho pushato subito. Beh, questo non mi sembra un avversario così forte forte. Ok, vabbè. Io ho messo il bombarolo, fantastico. Allora, mettiamo anche i wall breakers. Qualcosa sopravvive però. Quindi vado anche di trivella. Vediamo se mette qualcosa. Allora, metto una veleno perché mi aspettavo gli scheletrini Evo, ma non ha gli scheletrini Evo, giustamente avrà il mortaio probabilmente. Infatti. Ok, allora, lì una trivella e una veleno ed è GG. Allora, qua metto. Ok, no. Mi aspettavo il minatore sul principino, infatti ho messo il bombarolo per evitarlo. Però vabbè, no, lui ha preferito pushare sulla torre, ma. No sense. Qua arriva un attacco alquanto disperato. Io qua trivella, veleno, metto anche una consegna per sicurezza, ma dovrebbe essere GG. Ok. Molto buona la prima. Ottimo. Allora, facciamo ok. Ok, come vedete eviterò di fare tagli, se riesco anche in registrazione, però ogni tanto probabilmente respirerò. Ok, siamo al secondo gradino, andiamo avanti subito con la seconda partita. Penso che ne farò 4, indipendentemente da che io vinca o perda, per restare nel minutaggio, diciamo, perché sennò ho paura che mi esploda il telefono. Allora, qua ovviamente lui domatore, io non ho la bomb tower, e neanche la trivella avevo in mano, quindi unlucky. Domatore Tornado e boia, ok, potrebbe essere il deck di Viper. Ok, va bene, allora andiamo dall'altra parte perché ha sprecato il boia. Potrebbe aver la Valchiria però. No, Minipack. Ok, no, mi sa che è un deck soltanto molto strano il suo. Quindi Minipack, Domatore Tornado e boia. Bisogna fare attenzione a boia e Tornado. Il domatore sapete che ormai non è quasi mai un problema, soprattutto se è un deck pesante, quindi riesco a ciclare. Bocciatore. Bocciatore, boia e tornado. Mamma mia, ma che cringe. Io mi gioco le palle, questo c'è anche la fulmine.
Che cringe. Allora, facciamo così per salvare un po'. Guarda, mamma mia, ci avrei scommesso. Allora, andiamo subito di trivella perché ha sprecato un botto di elisir. Lapide messa lì. Allora, aspetto che questi vengano uccisi e metto il bombarolo. Secondo me qua ti becchi un macello di danni. Ok, lui si attiva la torre, è stato anche abbastanza intelligente, però qua ti becchi un macello di danni, mi sa. Uno. Ok, no, è soltanto una hit. Pensavo di più. Va bene, allora lui difende, io metto la consegnetta. Il pacco, come viene chiamato da i colleghi più bravi di me. Ok, allora, Wallbreakers perché non ha la lapide. Ok, però entrano i piccolini, vero? Uno solo. Ok, buono, buono, buono. Allora, mi aspettavo il domatore, ad essere sincero, ma lui fa così, forse è meglio. Allora, questo è andato, metto i goblin per il cicciobello e ok, qua è difeso abbastanza pulito, tra l'altro lui ha completamente ignorato la trivella, quindi più di così non potevo chiedere. Ok, dai, direi partita anche questa andata. Andiamo sul retro perché tanto ha la lapide. Spreca una fulmine orribile. Adesso ha pochissimo elisir qua. Non penso che riuscirà a difendere i goblin davanti. Ok, qualcosa si è girato. Ha ignorato i goblin dietro. Quindi vabbè, meglio così. Allora, mi aspetto il domatore. Sarà abbastanza in crisi. Lui va dal fondo. Quindi metto un po' di roba sul ponte. Cerco di. Ok, buona la sua tornado. Però. Guardate qua. Faccio tornare tutto indietro, metto anche una trivellina, fantastico quel domatore che andrà sulla trivella. Intanto il principino fa piazza pulita e in 6 secondi dubito che lui riesca a recuperare. Adios. Naga, sicuramente giapponese, probabilmente anche dalla bandiera. Salutiamolo. Molto molto bene. Ok, quindi siamo due di fila, ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora. Startiamo, sì, dai, non c'ho voglia di aspettare. Allora, siamo contro Tinky Winky. Ok, molto bene. Allora, ho provato le torri della duchessa con questo mazzo e non mi piacciono, nel senso che bastano veramente due goblin e un gran cavaliere e basta, cioè io non difendo più niente. Cioè il gran cavaliere fa quello che vuole, basta che la torre sia scarica. Allora qua attenzione, siamo contro reclute maiali quasi sicuramente. Allora buono che la macchina volante si attacchi alla guardiana. Però alla Tesla, questo potrebbe essere molto più scomodo. La gabbia la preferivo. Però. Allora, da un lato è meglio la Tesla perché ha meno potenza offensiva, lui. Da un lato è peggio perché ovviamente lui si difende meglio con la Tesla. Però vabbè, vediamo un po'. Il campione scheletrico. Allora, mettiamo il bombarolo, cerchiamo di fargli subito un po' di dannetti. Ok, qua gli arrivano due hit, buono. L'arcierino dietro è gestito. Ok, ecco qua, infatti, i maiali. Almeno il deck l'ho preso, qua lui non riesce ad attivare l'abilità. E insomma, wow, cioè, ormai dovresti conoscere a memoria questo mazzo, amico. Allora, qua non mi gioco l'avveleno, anche perché non avrei fatto in tempo. Attivo l'abilità e spero che. Forse rimane con pochissima vita quella roba lì. Ah, guardate con quanta vita è sopravvissuta, quella tira una hit. Ah, che sfortuna, vabbè. Ok, perlomeno siamo in vantaggio. Non è una partita semplicissima, è vero che ho la bombardiera, ma non è così semplice. Allora, qua vado di Wallbreakers evoluti, lui ho, ok, ha la Tesla, però va bene, almeno gliel'abbiamo fatta usare. Abbiamo una mano prettamente offensiva, quindi direi di pushare. Lui ha le reclute Evo in mano. E anche il campione. Allora, qua reclute Evo sul ponte sono molto pericolose, quindi facciamo attenzione, parto dal fondo. No, le mette in fondo, quindi meglio c'ho un po' graziati. Secondo me se le avesse messe sul ponte e attivava l'abilità non difendavamo così bene. Allora, qua veleno, inizio a fare un po' di danni anche ai maialini, perché no? Metto la trivella difensiva. Ok, ha dei goblin, la macchina volante è gestita lì, vabbè, la recluta a sinistra ci fa un po' di danni, però voglio dire niente di impegnativo.
Ok, allora, qua mi sa che non hai l'isir per la Tesla, però forse le frecce. Infatti, ok. Me le sono scordate. Però vabbè, meglio avergli fatto usare 10 di elisir subito, così che almeno i maialini non li metto. Allora, vado di recluta. Ho peccato, mi sta tornando il timing, però. Ok, basta che mi sopravviva quel principino. Ok, allora faccio tornare tutto indietro. Nice. Allora, attenzione a quel coso che ha l'abilità piena. Allora, metto anche un principino perché mi aspetto che l'attivi adesso. E una consegna royale su tutti gli scheletrini. Metto anche Wallbreaker Sebo che se esplodono fanno danni. Ok, no. Va bene, non serviva. Allora, qua veleno sicuramente. Ho la consegna royale in mano per quegli arcerievo, non è un problema. Perfetto, l'importante è che quella scompaia il prima possibile. Ok, la macchina volante paradossalmente è la carta più difficile da gestire per me, di questo matchup. Anche questo campione non scherza, però bene o male con consegna, principino, magari full scatto di spar, non so come si chiama. Dovrebbe poterlo gestire abbastanza bene. Allora, qua buona la sua Tesla. Cerchiamo di difendere la Bone Tower il più possibile, così che se dovessero arrivare i maialini, perlomeno è ancora un attimo in vita. No, però ne ho un'altra. Ok, fantastico. Allora, qua iniziamo a fare un po' di danni di poison. Ok, vedete, macchina volante sul ponte. Ostica, devo andare di consegna royale, ma non penso di fare in tempo. Ok, qua vabbè, ci tira 2-3 hit, ma ce l'abbiamo fatta. Non mi piace questa sua abilità, non mi piace per niente. Questi maialini sono buoni, però devo mettere anche una veleno. Ok, intanto gli facciamo un po' di danni. Attenzione, lui, guardate quanti danni ci ha fatto, ha quasi recuperato. Anzi, ha recuperato ed è pure in vantaggio. Ok, però qua bombarolo evo, dovrebbero tornare indietro quelle, perfetto. Ok, non ha le frecce in cycle, abbiamo vinto, mamma mia, uff. Partita molto più complicata del previsto, Tinky Winky. Allora, buono, 3 su 3, spero di vincere anche la quarta, dai, così facciamo un video bello completo. Ok, ritiriamo il premio, gettoni jolly che diventeranno, attenzione però, perché ho visto nel programma di Clash Royale che hanno intenzione di annunciare una epica, un altro campione e una rara, quindi attenzione a sprecare tutti i jolly. Allora, intanto mi guardo un attimo i profili. Quello di prima era abbastanza al mio livello, anche l'altro, e questo, insomma, un pochettino scarsino, quello con boia bocciatore. Beh, sì, si poteva anche intuire dal mazzo. Allora, siamo contro Ambu per l'ultima partita. Buono, allora, cicliamo gli spaccamuro, lui ha le torri normali. No, li metto dall'altra parte. Ok, qua uno scheletrino si attacca, non penso di voler difendere, fa niente. Ok, andiamo di trivellina e goblin perché ha usato il tronco. Potrebbe essere Arco X, quasi sicuramente Arco X questo. Non un matchup facile, se è un giocatore forte quasi sicuramente le prendo perché è un matchup che conosco poco. Allora, andiamo di consegna. Ho intenzione, ragazzi, di portarvi un pochettino più spesso il bridge spam. Forse l'avrò detto anche nello scorso video, non ricordo. Ah, qua unlucky. Qua mi sa che quell'arco X si attacca sicuramente a torre, non ho praticamente niente. Allora faccio così e quelli per la Tesla. No. La torre mi sa che è andata. Ai. Questo è il brutto di non avere un incantesimo come una fireball o un qualcosa di più pesante. Vabbè, fa niente. Ok, questa torre me la gioco. Però spreca un botto di elisir. Io vado subito a destra. Cerco di fargli subito un po' di danni a destra. Secondo me non ha elisir. E appena ce l'ho metto anche il bombero. Vabbè, adesso ormai l'ha fatto l'elisir. Però se mette magari gli scheletrini e robe così. No. Ok, vabbè, comunque abbiamo fatto un po' di danni. Magari riusciamo a recuperargli una torre. Dicevo, ho intenzione di portare un po' più spesso il bridge spam. Al di là del fatto che vedo che vi piace, sono forse i video più seguiti e migliori del canale, mi piace molto anche a me, come ben sapete è un deck che mi diverte un sacco usare, quindi penso che sia il prossimo mazzo che andrò a potenziare. Ok, qua beh, brutto il suo tronchetto, quindi vado proprio aggressivo al massimo. Lui ha la fireball, ok, buona l'abilità che fa fuori i suoi scheletri in evo. Ok, gli facciamo un po' di nannetti, quelli spariscono e andiamo. E niente, allora, cerchiamo di recuperare qua Arco X. Ok, me lo aspettavo più o meno.
pensavo ormai dedicasse tutto alla difesa, però vabbè. Bella la sua fireball. Andiamo anche così. Ok, probabilmente si attacca anche quell'arco X, però. Però vabbè, cerchiamo di fargli un po' di dannetti qua col bombarolo. Bello il suo spiritello di. Spiritello elettrico. Va bene, ok, allora qua gli facciamo usare un po' di Elisir, mancano 20 secondi. Se lui è veramente bravo riesce a difendere easy. Io non ho neanche il tronco, lui sì, bellissimo il suo tronco, ormai. Mi sa che qua è andata, non riesco a fargli 500 di danno in 16 secondi. Allora andiamo subito con. Cercando di ciclare una trivella, ma 10 secondi non penso bastino mai. Peccato, peccato, peccato. Vabbè, speravo di fare un. Guardate. No, non sarebbe mai bastata, si è difeso bene. Peccato, peccato, peccato. Sono curioso però di vedere il profilo di questo ragazzo. Andiamo a vederlo. Ah, peccato, cavolo, volevo fare 4 su 4. Allora, andiamo a vedere. Ok. Anbu, ole, 9000 trofei. Ah, ok, questa è una top 2000 al mondo come migliore e la scorsa stagione ha fatto top 3000. Quindi vabbè, non era semplice, ho un po' la scusa. Però secondo me se non mi stavo quella bombardiera, mi sono dimenticato che poteva avere la Tesla, la partita poteva essere un pochino più combattuta. Vabbè dai, unlucky. Va bene ragazzi, io vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!